Buongiorno e ben ritrovati nello spazio Sport per Tutti di Fare Spazio in TV. Cominciamo questa nuova stagione dove avevamo chiuso la precedente, ospitando quindi due importanti rappresentanti della WISP. Abbiamo oggi Lorenzo Bani, che è presidente della WISP di Pisa, e Werther Tursi, che è responsabile nazionale delle politiche giovanili della WISP, nonché, e diciamolo perché sicuramente non sarà passato inosservato, conduttore di questo spazio. Siamo qui oggi per fare il punto su un convegno dal titolo Muoversi da 0 a 6 anni, il movimento della prima infanzia, opinioni a confronto, che si è tenuto sabato 15 ottobre a Pisa presso la stazione Leopolda, un avvenimento molto importante per la WISP e per la città di Pisa. Chiediamo quindi a Lorenzo Bani di fare il punto sul convegno. Bene, il convegno è stato un convegno estremamente interessante perché ci ha dato la possibilità di vedere uno scambio di esperienze molto interessante, degli spunti di innovazione che sono rilevanti per la crescita anche di questo tipo di attività che noi facciamo e sottolineare ancora una volta come l'USP affronta il problema dello sport, quindi non lo sport disegnato sulla prestazione, sull'attività fine a se stessa, ma disegnato sulla persona. Quindi ogni persona alla propria età deve fare il movimento e lo sport che più è compatibile con le sue, con le sue doti. Quindi bambini da 0 a 6 anni, riscoperta del corpo, riscoperta del movimento, cominciare anche un approccio a un'attività sportiva che è più benessere, che è più qualità della vita, che è più scoprirsi che un'attività agonistica, che un'attività sportiva che poi si presta all'atto agonistico. Per noi è stato un motivo anche di profondo orgoglio perché nel 1987, quando ero assessore allo sport a Pisa, i primi tentativi di primi passi, Sport Gioco Avventura, mi sono presentati da Werther, giovane dirigente allora dell'USP, che venne da me e mi disse: Lorenzo, ho queste idee. E in effetti le idee si sono sviluppate, si sono realizzate e hanno portato al risultato del convegno. Devo dire, ecco, l'ultimo aspetto è che noi non è che viviamo questo momento come un momento puramente di scambio di esperienze, dialettico, di convegno, ma noi mettiamo in pratica tutto quello che è scaturito dal convegno. Lo stiamo già mettendo in pratica, l'adegueremo, lo ridisegneremo anche sulle nuove tendenze che sono emerse al convegno, ma noi dovete sapere che come USP fra qualche giorno cominceremo l'attività nella ludoteca La Leopolda Junior di Pisa, in piazza Guerrazzi, e quindi già un'attività rivolta a questa fascia di età. Abbiamo i nostri campi solari che sono rivolti anche a questa fascia di età, nel periodo estivo nel nostro WISP Village. Abbiamo partecipato insieme a tutte le altre cooperative a ricostituire un movimento unitario per quanto riguarda le scuole materne, gli asili nido presenti a Pisa, in cui questo momento dell'attività e del benessere diventa un punto centrale. Quindi ecco, noi cominceremo a applicare tutto quello che è scolpito del convegno concretamente e in azione. Nasceranno i primi centri, i primi passi, i primi centri Sport, Gioco e Avventura, e quindi invito tutti i cittadini che hanno bambini di questa età a voler sperimentare con noi questo percorso. Abbiamo un contributo di Filippo Fossati, il presidente nazionale di WISP. La sua presenza qui oggi sottolinea l'importanza di questa giornata. Sì, naturalmente. Viviamo in tempi bui, purtroppo, dove gli investimenti per una educazione di qualità, a partire dalla nascita del bambino, sono investimenti calanti, anzi tendono a zero. Anzi, c'è una certa noncuranza da parte soprattutto del governo nell'abbattere quello che è un grande bisogno dei cittadini, un diritto dei bambini che hanno diritto ad essere educati e formati fin dalla prima infanzia e poi è un sostegno per le famiglie. Non è possibile assicurare una qualità della vita, una vita decente, importante. Non è possibile che tutti e due i genitori vadano a lavorare, per esempio, se non c'è un'educazione per il bambino fin dalla prima infanzia. Ho fatto questa lunga premessa per dire che noi della WISP, che abbiamo un'esperienza ormai da tantissimi anni nell'educazione motoria, ludico-motoria, che per noi è l'educazione dei bambini, oggi rilanciamo il nostro progetto Primi Passi.
siamo pronti ad aiutare tutti quelli, le famiglie, i cittadini, le altre associazioni, gli enti locali che volessero rilanciare insieme a noi delle occasioni di movimento e di educazione per i bambini. Lo facciamo con questo nostro prodotto, che è il frutto di una riflessione fatta sul campo in anni ed anni di intervento pedagogico basato sul movimento per i bambini da 0 a 3 e da 3 a 6 anni, ed è una proposta che facciamo appunto a tutti gli interlocutori che volessero con noi lavorare. Vedo che è una giornata molto partecipata, ci sono operatori da tutta Italia, ci sono gli enti locali, ci sono operatori pubblici e privati, educatori delle scuole dell'infanzia e delle scuole materne. Vuol dire che il nostro messaggio sta avendo già un primo successo, ne siamo orgogliosi. Non è il problema di pochi informati esperti del settore. La WISP, che è una grande associazione di sport, lo ritiene un problema strategico e quindi farà di tutto perché il progetto Primi Passi abbia in Italia, e oggi siamo a Pisa, a partire da questa città, con il successo che merita. La giornata di oggi, oltre ad essere informativa, è anche formativa, perché è rivolta agli insegnanti. Gli insegnanti sono fondamentali per diffondere una cultura dello sport non agonistica e aperta a tutti? E naturalmente, una delle nostre parole d'ordine, che poi è un pensiero di Gianmario Missaglia, che è stato presidente del WISP, ma anche un innovatore del concetto di sport, è che l'educazione è fisica. Lei pensi che il processo di scoperta del mondo e di se stesso da parte di un bambino nasce toccando, usando i cinque sensi, spostandosi. Il linguaggio è qualcosa che ha a che fare con il movimento e con l'uso del corpo, con la corporeità. Quindi gli educatori sono fondamentali, necessari, gli educatori che sappiano comprendere e utilizzare questa tendenza bella, spontanea dei bambini e costruire su questo un percorso educativo, un percorso di socialità. Gli insegnanti sono da sempre molto attenti e collaborano con WISP per questi obiettivi. Poi gli insegnanti, gli educatori sono la risorsa spesso poco sfruttata, diciamo, che abbiamo in questo paese. Noi insieme, i nostri operatori, insieme agli operatori pubblici e privati, possiamo essere un po' il cuore del rilancio di una prospettiva educativa per questi bambini. Werther, questo convegno non a caso è stato organizzato nella città di Pisa, anche perché Pisa è un centro da cui poi partiranno una serie di iniziative che coinvolgeranno invece tutto il territorio italiano. Sì, non a caso dici giustamente, perché praticamente, come diceva Lorenzo all'inizio, Pisa è stata un po' una fucina rispetto a questo tipo di iniziative. L'amministrazione comunale è stata sempre molto attenta ai percorsi educativi legati in generale ai bambini e alle bambine, ma in particolare a questa fascia di età, e soprattutto nel progetto educativo del Comune di Pisa il movimento è un elemento veramente importante, specialmente nella fascia 0-6. A Pisa si è costituito il primo, penso forse unico, consorzio per la gestione dei nidi, come accennava Lorenzo in precedenza, e degli atelier gioco tra cooperative sociali e grandi associazioni, il consorzio Infanzia Pisa, che fra l'altro ha partecipato attivamente al convegno, considerandolo luogo per la formazione, come del resto il Comune di Pisa, per i propri educatori ed educatrici. E soprattutto a Pisa si sono davvero concretizzate, per quanto riguarda la WISP, le prime esperienze in questo campo. Non solo, essendo io il responsabile nazionale delle politiche educative, ovviamente questo è un riconoscimento per tutta questa attività che la WISP nazionale ha voluto dare al Comitato di Pisa in funzione delle attività svolte. Quindi
Ovviamente dopo un percorso di un anno e mezzo che ha atteso a validare un po' in tutta Italia questa idea, questi percorsi, i progetti educativi che ci stanno dietro, pensate che la WISP nazionale complessivamente muove 100.000 bambini da 0 a 6 anni, cioè ci sono 100.000 soci della WISP che hanno meno di 6 anni e che fanno attività con noi praticamente in tutta Italia, quindi una schiera di persone notevolissima, circa il un po' meno del 10% dei nostri soci a livello nazionale, e ovviamente questo è un dato importante. Però c'era un altro dato da coniugare a questo percorso: dovevamo fare in modo che le famiglie che in questa fascia di età ancora hanno una grossa attenzione rispetto a tutto quello che in qualche modo si fa per i loro figli, per le loro figlie, venissero in qualche modo coinvolte. Allora ecco l'idea dei centri primi passi da proporre un po' in tutta Italia, perché i centri primi passi saranno non soltanto un luogo dove si magari fa attività direttamente, ma saranno il luogo dove le famiglie, i genitori, gli operatori, gli educatori, i formatori potranno trovare la possibilità di fare sintesi rispetto a quello che pensano su questa fascia di età e in qualche modo fare innovazione vera territoriale. Hai sottolineato giustamente il valore educativo di questo progetto, chiamando in causa anche le famiglie come punto importante per l'educazione anche allo sport dei ragazzi e dei bambini in questo caso. Il convegno di sabato era non solo aperto a tutti, ma rivolto in particolar modo agli insegnanti, avendo anche valore formativo. Perché è importante investire sugli insegnanti? È fondamentale investire sugli insegnanti e farlo, almeno secondo noi, nel modo in cui il convegno ha indirizzato un pochino il movimento. Cioè, cosa voglio dire? Intanto c'è un discorso di continuità 06 sul quale stanno un po' lavorando tutti, lavora l'amministrazione comunale, lavora la regione, stiamo lavorando noi come grandi associazioni. E quindi questa cosa intanto di fare continuità sia nella scuola che nell'estrascuola per quanto riguarda l'attività 03 e poi 36, per quello il convegno si chiama 06 anni. E poi un altro pezzo importantissimo, quello di entrare in rotta di collisione in senso positivo tra insegnanti della scuola e insegnanti dell'extrascuola. Questo è un elemento di confronto importantissimo, perché in questa fascia di età ovviamente i segnali che si danno normalmente portano risultati che durano nel tempo, e quindi ovviamente una continuità di lavoro, una condivisione di un progetto educativo comune tra scuola ed extrascuola diventano un elemento fondante. Ovviamente però chi sta poi con i genitori, chi sta poi con i bambini? Pensate che quasi tutta l'attività di extrascuola 06, quindi quella che facciamo noi, è fatta insieme ai genitori o insieme a nonni, insieme a qualcuno che fa parte della famiglia, sia quando siamo in piscina che quando siamo in palestra, che come avete visto nel convegno, quando siamo a cavallo magari in una situazione legata al gioco e a stare in piedi su un cavallo, anche in età molto, molto, molto piccola. Dicevo, cioè, ci sono spesso i genitori, però chi poi indirizza, chi prepara gli spazi, chi dà i contenuti per poter meglio vivere questo tipo di rapporto col proprio corpo, con il corpo degli altri, con gli spazi che ci circondano, è ovviamente l'educatore, è ovviamente l'educatrice. E queste figure sono in questa fase, in questo momento dello sviluppo della persona umana, elementi fondamentali, specialmente per un'associazione come la nostra, e come diceva Lorenzo, pensa al benessere, al benstare delle persone, e quindi in questa fascia di età si possono davvero seminare quei piccoli semi di lavoro poi futuro che portano a uno stile di vita attivo continuativo per tutta la vita delle persone. Normalmente infatti i ragazzi non si avvicinano allo sport in età così, così piccola, cioè parliamo di bambini da 0 a 6 anni, invece normalmente i bambini quando vanno a scuola e quindi tra i 6 e i 12 anni iniziano a fare le prime attività sportive. Invece tu parlavi di seminare proprio in età molto, molto precoce, lavorare con bambini molto piccoli. Ci vogliono delle attenzioni specifiche? A chi si può rivolgere una famiglia con un bambino molto piccolo per indirizzarlo verso uno stile di vita attiva e sana?
Ma io faccio sempre un esempio, cioè noi quando siamo nella pancia della mamma, oggettivamente siamo in un ambiente acquatico, no? Sì. Per cui nel momento in cui ci viene data la vita e cominciamo a respirare, ovviamente si passa a un altro ambiente. Però fino a 6 mesi noi non perdiamo la capacità, per esempio, di trattenere il respiro sott'acqua. Dopo la perdiamo, quindi se entriamo in acqua prima dei 6 mesi riusciamo a andare sott'acqua senza bere, se invece lo facciamo dopo perdiamo questa capacità e allora dobbiamo ricucire questa capacità che invece avremmo mantenuto. Ecco, allora con questo esempio, se vogliamo che tutte queste cose, queste competenze passino in maniera trasversale nelle famiglie, che poi diventa sicurezza in acqua, che diventa tante altre cose, diventa buona pratica alimentare, diventa stile di vita attivo in generale e quindi benessere per tutta la vita, dobbiamo fare riferimento a posti dove insieme si costruisca questo tipo di cultura. Oggi lo ha fatto la UISP in generale come comitato, ma anche tante altre associazioni come la nostra e anche diverse dalla nostra. Domani andremo al centro Primi Passi e lì troveremo psicologi, gente che si occupa di alimentazione, educatori, insegnanti di sport, che ci consiglieranno su come comportarci nella vita e nella gestione dei nostri figli e soprattutto su quale attività sportiva poi pian piano fare durante lo sviluppo della vita. Ascoltiamo ora Maria Luisa Chiofalo, assessora alle politiche socioeducative e scolastiche del Comune di Pisa. La giornata di oggi è importante nello specifico naturalmente per avere un'occasione di formazione, comune sul tema importante, quello del movimento nella fascia di età 0-6 e rispetto anche ai servizi 0-6, una formazione comune per tutti gli operatori e le operatrici del settore dell'educazione che operano all'interno dei servizi del comune indirizzati o gestiti dal comune di Pisa. Questa è l'importanza specifica, ma c'è poi un'importanza di carattere più generale. Infatti questo è un momento di coesione, di condivisione, anche per capire a che punto siamo arrivati nello sviluppo in quantità, in qualità e in flessibilità dei servizi 0-6 nella città di Pisa e anche quali sono gli elementi che possiamo mettere in campo per migliorare ulteriormente il lavoro fatto finora e quindi per portare a termine quello che è il primo punto del programma di mandato del sindaco. E in che modo il Comune interverrà su questi temi? In questi 3 anni abbiamo sostanzialmente sviluppato alcuni strumenti che sono indispensabili a nostro avviso per sviluppare la qualità. Strumenti innanzitutto di analisi, abbiamo realizzato insieme con il CISPEL Toscana e tutte le istituzioni pubbliche, che gli enti locali, anche aziende pubbliche che sono nell'area pisana, nell'area dei Secuni, abbiamo sviluppato un progetto che ha sostanzialmente realizzato una ricercazione per l'incrocio domanda offerta sui servizi 06, quindi abbiamo ad oggi una fotografia molto aggiornata di come è cambiata la nostra comunità, di come sono cambiate le esigenze delle famiglie che chiedono servizi innanzitutto di qualità e quindi anche flessibili, quindi una domanda molto difficile da soddisfare e molto articolata, e ci mette quindi nelle condizioni di capire qual è la direzione nella quale muoverci. Abbiamo sviluppato strumenti di qualità come il coordinamento pedagogico, che inauguriamo proprio in questi giorni, una nuova forma di coordinamento pedagogico. Abbiamo messo a punto tutto quello che serve per iniziare l'esperienza della Casa dei Bambini e delle Bambine di San Rossore, che sarà il luogo di formazione, di coordinamento pedagogico e anche di formazione alla genitorialità. E poi nell'ambito dell'area dei Sei Comuni abbiamo anche sviluppato il CRED, cioè il Centro di Ricerca e Didattica,
e infine sviluppato tutti gli strumenti che sono necessari per la lettura delle azioni che il Comune di Pisa realizza e che hanno un impatto sulle bambine e sui bambini nella fascia di età 0-18 e quindi ragazzi e ragazze, quindi anche nella fascia di età 0-6 e che va sotto il nome del programma per la città delle bambine e dei bambini. Tutti questi strumenti servono a fare cosa? A capire bene quali sono le esigenze, a ritagliare l'uso delle risorse e quindi massimizzare l'impatto di efficacia e di efficienza delle risorse che sono a disposizione e ne abbiamo inserite, immesse nel sistema anche di più ingenti rispetto al passato e per fare in modo da sviluppare, da mettere le famiglie tutto il sistema educativo nelle condizioni di poter sviluppare le abilità individuali e anche le abilità relazionali, l'idea è un po' quella delle nuove intelligenze di Howard Gardner, con una, secondo una logica di continuità educativa in verticale rispetto all'età e anche di continuità educativa, quindi di coerenza educativa in orizzontale rispetto ai luoghi educativi, quindi nidi, scuole dell'infanzia, scuole, luoghi di aggregazione non formale, abbiamo fatto importanti investimenti sui CIAF e sulle ludoteche e naturalmente anche la famiglia, da cui anche il progetto sulla genitorialità. Quindi stiamo creando le condizioni perché poi il sistema pisano, che è fatto di associazioni, di cooperative, di dipendenti, di operatori in generale, delle operatrici del mondo dell'educazione, possa mettere in atto tutte le proprie competenze e insieme tutti raggiungere questi importanti obiettivi. Dopo Maria Chiofalo ascoltiamo la professoressa Maria Antonella Galanti, prorettrice al territorio dell'Università di Pisa. Professoressa, qual è l'importanza dell'educazione motoria nella fascia d'età da 0 a 6 anni? Rispondo un po' provocatoriamente che è importante anche per noi adulti fare educazione motoria con i bambini nella fascia da 0 a 6 anni, perché così riflettiamo sul senso dell'apprendimento motorio, che è la base di ogni nostro apprendimento e conoscenza, dalla nascita dell'intelligenza, ma anche della dimensione affettiva. Tant'è vero che il termine tono, che è legato al muscolo, tono muscolare, noi lo utilizziamo per definire la modalità con cui emettiamo suoni, quindi la nostra voce, il tono di voce, e per definire anche il nostro stesso umore. E molto spesso siamo vittime di una concezione meccanicistica della motricità e pensiamo che lo sviluppo motorio coinvolga aspetti tecnici, competenze relative a movimenti corretti, a schemi prestabiliti, gerarchici, tassonomici. E invece dovremmo ricordarci che la motricità è legata soprattutto alla relazione. Noi ci muoviamo perché vogliamo avvicinarci a un oggetto interessante, a una persona, abbracciarla, fuggire da quella persona, ritrovare uno spazio di solitudine. E allora è importante uscire dal tecnicismo che spesso ha visto l'educazione motoria come qualcosa di separato dal resto, da tutte le altre dimensioni di formazione, di apprendimento, di vita, e ricondurla alla sua matrice, che è quella della relazione con l'altro e della possibilità anche di imparare a stare soli con se stessi. Il bambino che impara a camminare può sottrarsi allo sguardo del genitore e può decidere di ritornare all'abbraccio del genitore quando è molto piccolo. Quindi educare vuol dire educarci insieme a loro, perché forse abbiamo perduto noi adulti, che crediamo di possedere le competenze motorie, il senso della nostra stessa capacità di utilizzare il nostro corpo per spostarci dello spazio. Siamo qui con la professoressa Ivana Padoan dell'Università di Venezia. Professoressa, qual è stato il suo lavoro di formazione in campo psicopedagogico a Pisa? Abbiamo iniziato negli anni 90 con un progetto sperimentale. Cercare di trasformare la tradizione educativa degli asili nidi e delle scuole materne verso un po' le innovazioni pedagogiche e psicologiche, direi anche oggi neurofisiologiche, attraverso un progetto psicopedagogico a base psicomotoria e ora in questi ultimi anni cercando di introdurre una riflessione attorno alle innovazioni relative ai neuroni a specchio, ovvero
a una nuova proposta di rivisitazione di tutta una serie di premesse cognitive relative a Piaget, Vygotsky, alla tradizione psicopedagogica verso le nuove innovazioni portate dalle neuroscienze. Ed è stato un lavoro interessante perché il territorio di Pisa intanto è un territorio molto creativo, è un territorio che ha coraggio, sperimentazione. Io direi che è come sentirsi a casa rispetto alla cultura e all'innovazione psicopedagogica. Gli insegnanti sono sempre stati disponibili, i servizi hanno cercato al massimo di intraprendere proprio anche innovazione e cambiamenti all'interno dei contesti, degli spazi, dei materiali, degli orari, dei rapporti, delle relazioni. È chiaro che hanno trovato un tessuto anche politico, istituzionale adeguato alla sperimentazione che abbiamo fatto, e quindi in fondo sono anche grata a Pisa per questa sperimentazione, perché mi ha permesso anche di avanzare rispetto, direi, a delle innovazioni culturali che poi noi all'università, direi, utilizziamo anche in termini di insegnamento, quindi non solo sul territorio ma anche formazione di futuri insegnanti, ma anche formazione del pensiero, formazione del, direi, delle persone, delle famiglie, degli operatori a largo spettro psico, pedagogico, educativo, formativo. Ora come WISP vi siete concentrati sulla fascia da 0 a 6 anni, ci saranno anche campagne informative sullo sport rivolto ad altre fasce d'età? Questo mi permetto di rispondere io, anche perché insieme a Verte su questo abbiamo lavorato molto. Cioè, noi quando intendiamo sport per tutti intendiamo da 0 a 90 anni, anche di più, intendiamo 90 anni come tetto. Noi lavoriamo su tutte le fasce di età, in particolare ora stiamo lavorando su 06, sui 6-18 che è Sport Gioca Avventura, però noi abbiamo proposte sportive per quanto riguarda la terza età, proposte concrete, operative attraverso l'attività in palestra, che io invito anche tutti gli anziani a partecipare, perché davvero è un momento di socializzazione, è un momento di benessere, è un momento di rivitalizzazione, di recupero, di riabilitazione, insomma tutti quei benefici che può dare l'attività sportiva a questa età. Il centro San Zero, ecco, ci rivolgiamo a questa fascia. Penso che il nostro lavoro, e ci stiamo lavorando insieme a Werther, è cominciare a occuparsi degli adulti. Cioè, gli adulti attualmente sono investiti dall'attività agonistica, perché attività agonistica, noi da 18 anni, possiamo dire a 14 anni, ma diciamo dal nostro concetto di amatori, da 18 a 40 fanno attività sportiva ai vari livelli, anche a livello master. Ecco, quella fascia che va dai 35 ai 50, cioè il momento dell'abbandono dallo sport attivo e non essere anziani ma essere ancora in movimento e voglia di dare anche qualcosa all'associazione, ecco, penso che il nostro lavoro ora si concentrerà su questo. Non so come ne chiameremo, Verte, noi che inventiamo sempre le edizioni Centro X, ci pensiamo. Ecco, però ecco, la nostra offerta è un'offerta a 360 gradi. Nello spirito di sport per tutti. Va bene, allora possiamo ringraziare i nostri ospiti, quindi Lorenzo Bani, il presidente della WISP di Pisa, e Werther Tussi, che salutiamo in quanto responsabile nazionale delle politiche giovanili della WISP, ma che ritroveremo in quanto anchorman di questa trasmissione. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento.